abbiamo realizzato in collaborazione con l'azienda Connettive di Scafati, che ringrazio. Chiaramente ringrazio tutti quelli che si sono impegnati pesantemente per poterci garantire questo risultato, a partire dall'assessore Nagrani, passando per l'ingegnere Lucco e Andrea Buonocore e tutti gli altri. In questi giorni si è sparso un po' di allarmismo: mettono le onde radio che fanno male. Allora, sappiate che le emittenti del wireless, che sarebbero le antenne che abbiamo a casa vicino ai modem della via Alice, più o meno, perché sono uguali, emettono un segnale che è 40 volte più basso del segnale del telefonino, che però noi teniamo incollato all'orecchio. Queste sono le certificazioni di tutti gli impianti. Se volete, le volete in copia, ve le giriamo via mail. Ogni impianto è super certificato, dove si attesta che le emissioni delle antennine wireless sono 40 volte più basse delle emissioni che emettono e ricevono i cellulari che noi teniamo incollati alle orecchie. Qua poi ci stanno tutta una serie di cose che non avevo promesso, ma che abbiamo fatto. Ovviamente abbiamo fatto molte altre cose, vi dico le più importanti. Infermeria a casa con la mia montana, avevo detto faremo il consiglio comunale all'infermeria, non immaginavamo di trovare la colonia nello stato in cui tutti voi avete avuto modo di vedere su internet dalle foto. L'abbiamo rimessa in sesto, con un in sesto, abbiamo ripulito il parco, questo era il primo consiglio comunale in colonia. Poi parcheggio San Lazzaro, abbiamo attivato subito un parcheggio a San Lazzaro per permettere un normale deflusso del traffico. Abbiamo ristrutturato il campetto di San Lazzaro, i campetti sportivi di San Lazzaro. Qui la provincia aveva garantito un finanziamento e non partiva perché i soldi della provincia non arrivavano. La provincia ci ha scritto una lettera e ci ha detto: i soldi forse, testualmente, forse ve li diamo il 2013. Nel frattempo in campo erano nelle condizioni che vedete sopra. Non potevamo reggere oltre. Abbiamo deciso di anticipare i soldi, se arrivano, arrivano. La gente che va a giocare ha bisogno di giocare in impianti sicuri. Quello è il risultato attuale dell'impianto. Vabbè, questa è la partitella inaugurale. Poi solidarietà e empatia, ho visitato tutte le scuole, ho incontrato gli anziani della casa di riposo, ho incontrato gli acerolesi in Italia e all'estero, quelli che ci ho trovato, con i lavoratori di Fincantieri nel momento di massima crisi per Fincantieri, sono stato lì a manifestare ad Amalfi a ricordare la tragedia del dissesto idrogeologico, la morte della povera ragazza. Ci siamo impegnati moltissimo sul fronte promozione del territorio, qualche onorevole sul sentiero degli dei, qui con i magistrati Raffaele Cantone, famoso magistrato che ha scritto libri importanti, Catella Maresca della DDA di Napoli, che attualmente sta seguendo il filone di inchiesta sui casalesi, e Fabrizia Fiore sul sentiero degli dei, tra l'altro ci torneranno a trovarci a breve. La delegazione ungherese capeggiata dal vice sindaco di Budapest, i sindaci dell'altro versante di Lattari, c'è anche il presidente della provincia onorevole Cesaro, con il sindaco di Salerno De Luca, quando a settembre, all'inizio di ottobre, penso che era il primo ottobre, abbiamo avuto l'incontro sulla colonia, partecipazione ad eventi, recupero del discorso città del pane. A tal proposito, ieri noi siamo, io e l'assessore Nagreto, siamo stati all'Assemblea Nazionale di Città del Pane a Roma, dove abbiamo tentato di recuperare sinergia con un'associazione così importante in un settore che riteniamo possa essere trainante per la nostra economia, la follia della pasta, la festa della pasta cragnazio, turismi, impatto dello sviluppo con i comuni. Abbiamo inventato dalla sera alla mattina un progetto che parte da Gragnano e arriva ad Amalfi, la via del gusto, che lei, la pasta di Gragnano, i prodotti di Piemonte, tutto il ricchissimo paniere cammino gastronomico nostro, i vini di Furore, la sfogliatella di Conca e il limoncello di Amalfi in un unico percorso. Le nuove frontiere del turismo sono le frontiere del turismo enogastronomico. Riteniamo che su questa strada, collaborando con i comuni vicini, e lì ci sono gli amministratori dei comuni vicini, potremo sfondare nuovi segmenti turistici e promuovere meglio anche la nostra economia. Poi le presenze in TV, da maggio ad oggi, questa è la vita in diretta, Barbara Di Palma, che mungia una mucca gerolese, penso avrete visto il servizio, Rai 3 Cucillo ad Agerola,
questo è David Grove, National Geographic, Cooking TV e tutta una serie di altre televisioni, una serie televisiva che andrà in onda nella primavera del 2012 su oltre 120 televisioni in tutto il mondo, quindi Agerola è protagonista abbastanza insistita di questo evento. Una nuova trasmissione con David Rocco e Rick Campanelli su Entertainment Tonight Canada, sempre qui, girata qui, che è andata già in onda. Canale 21, Telecolore, Family TV, sono tutta una serie di trasmissioni che pure abbiamo attivato. La cultura, qui potremmo parlare per ore, ma se ci diamo velocemente i vari convegni che abbiamo fatto su Abitabile, Bracco, la mostra di Meri 5 che ringrazia, in tutte le manifestazioni organizzate dall'assessore Mannini che ringrazio, qui è la tavola rotonda su Garibaldi, i bersaglieri ad Agerola. Questo è un altro evento importante, abbiamo collaborato all'organizzazione di un evento che come primo anno insomma poteva andare meglio, abbiamo avuto qualche difficoltà, potenzieremo questo l'anno prossimo, ma questo evento, la corsa sui mondi lattari che per ben 3 tappe su 6 ha riguardato Agerola, è stata ripresa dalle telecamere Sky e andrà in onda su tutti i circuiti nazionali e internazionali per promuovere la sentieristica sul nostro territorio. Luna d'Agerola, l'omaggio di Giacomo, la riscoperta di Giacomo, Bracco, Civea, avete già visto, l'altra faccia del generale Abitabile, il convegno a Palazzo Acampora, il convegno sulla biodiversità a Palazzo Acampora, ambiente, qui abbiamo, dobbiamo spendere qualche secondo, le nostre aziende del telecaseale. Mi rendo conto che il tempo è poco, ma mi avvio velocemente alla conclusione. Le nostre aziende lattiero-caseare dal 2009 non avevano l'autorizzazione agli scarichi in fogna. Stranamente, nel mentre noi ci adoperevamo per risolvere il problema, per soprattutto cancellare atti delibere precedenti che riguardavano questo settore, che avevano compromesso la strategia della depurazione unica, sostenendo invece la possibilità, anzi l'obbligo per i caseifici di riattivare i depuratori a piedi di fabbrica, nel mentre che facciamo questo iter complicato, l'Ausino, la società gestrice degli impianti, l'ente d'ambito per le acque, abbiamo avuto anche qualche difficoltà con aziende nostre che sono state purtroppo chiuse da INAS, stranamente proprio nell'imminenza del rilascio dell'autorizzazione provvisoria per 60 giorni che è stata rilasciata il 19 ottobre e questa autorizzazione diventerà definitiva nel giro di 2 mesi dopo la chiusura del iter analisi e quant'altro, e avranno tutti gli operati, le aziende che lavorano nel settore caseario l'autorizzazione allo scarico definitiva per 4 anni. Penso che questo sia forse uno dei risultati più significativi perché dà certezza a un settore importante dell'economia gerolese che era in grave difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, potremmo parlare di tante cose, abbiamo attivato un ufficio veterinario una volta alla settimana con il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, saluto il sindaco dei ragazzi che come sempre è molto solidale con noi. Il Consiglio Comunale sempre in diretta streaming dando la possibilità a tutti di seguirci, ma soprattutto abbiamo avuto un premio come comune digitale, nel senso che siamo uno dei pochi comuni che manda all'esterno tutto quello che facciamo senza problemi, tutte le sedute di Consiglio Comunale, perché riteniamo che la partecipazione e la socializzazione delle iniziative e delle notizie siano il sale della democrazia. Abbiamo fatto una manutenzione straordinaria, fatto fare dalla provincia una manutenzione straordinaria che ha profondamente cambiato il volto della scuola alberghiera e di questo siamo particolarmente soddisfatti. Abbiamo portato a conclusione nei tempi stabiliti i lavori presso la scuola media, anche qui c'è stata tutta una favolistica, un'anedotica che è meglio lasciar perdere. Abbiamo progettato e stiamo intervenendo per sistemare una strada che era stata insomma in un modo abbastanza artigianale compromessa, si chiama Via Inserrata a Campora. Stamattina sono partiti i lavori di pulizia, lunedì mattina partiranno i lavori sistemazione, costruzione muri, pavimentazione e soprattutto abbiamo disinnescato questioni e conflitti che si portavano in quell'area da
da trentenni tra famiglie e che non avevano permesso negli anni questo sbocco. Potremmo continuare per tanto altro tempo ancora, ma io mi rendo conto che c'è bisogno di un po' di tempo per voi e soprattutto perché fra un po' non deve dire niente, devi andare avanti. Fred, ti prego, non facciamoci un'altra, fra un po' dovremo tutti quanti dire forza e di conseguenza io voglio chiudere, poi alla fine dopo gli interventi vostri mi riservo un passaggio. In tutto questo mancano tante altre iniziative, è giunta a conclusione, mi fa bene Paolo perché non abbiamo nemmeno avuto il tempo di organizzare la presentazione, avendo come obiettivo quello di rendere conto degli impegni, che finalmente è giunta a conclusione la legge regionale sugli estate, che come sapete è stata eseguita da Paolo e da Gaetano Buonocore, che ringraziamo. Sarà possibile riammodernare le strutture di allevamento, noi l'abbiamo recepito in quella stessa variante al piano regolatore, che era uno degli obblighi che avevamo, l'adeguamento era anche l'adeguamento legislativo, l'abbiamo reinserito, con quell'adeguamento potremo partire per permettere alle aziende agricole e zootecniche di lavorare in condizioni umane. L'ultima cosa che ci tengo a dire, dal giorno delle elezioni, dal primo consiglio comunale, io porto sulla giacca quasi sempre, qualche volta me ne dimentico, mi dovete scusare, questo distintivo. Io penso che questo debba essere il nostro slogan, la cifra del nostro impegno. Questo paese non ha più bisogno di guelfi, di bellini, non abbiamo più bisogno di guerre tra bande, questo paese ha enormi potenzialità, se ognuno facesse semplicemente il suo dovere, amasse un po' di più a Genova, probabilmente darebbe una mano alla nostra crescita, alla crescita di questi. Allora abbiamo un po' di tempo per fare qualche domanda, però permettetemi di fare una considerazione. Finale sulla lunga esposizione del sindaco. Allora, io innanzitutto mi sono messo lo spillino di nuovamente a Gerola, non perché non ami lo spillino di I Love a Gerola, perché tutto è nato da nuovamente a Gerola. E quindi l'altro punto fondamentale è questo. Questa è l'amministrazione di tutti, perché io vorrei ricordare, al di là delle facili critiche che si possono fare con manifesti e manifestini, questa è l'amministrazione votata da circa 7 agerolesi su 10. Gli altri 3 che non hanno votato sono lo stesso difesi alla stessa stregua degli altri 7. Un'ultima osservazione e poi vi cedo la parola se avete delle domande da fare. In sostanza, oltre a cercare di rimettere insieme dei pezzi ormai frantumati da un'amministrazione precedente, si è dato spazio e sviluppo non solo al decoro, ma anche a tutte quelle attività che operativamente rilanciano lo sviluppo economico in un comune, laddove c'è una nazione che è sfasciata e sta cercando la strada. Noi l'abbiamo già trovata. Se possiamo e vogliamo fare delle domande, non solo dei chiarimenti ma anche delle proposte, penso che saranno la proposta bombe. Sono proposte espressive. Se ci sono domande, chi vuole si può avvicinare, può parlare direttamente col sindaco o con uno dei consiglieri o con qualche assessore. Allora, ci sono due domande, Gaetana, non è una domanda. Allora, se vi avvicinate, perché non so se ho... C'era qui una domanda. Io a nome di alcuni cittadini volevo dire soltanto una cosa,
perché si è parlato molto delle cose fatte e alcune cose che bisognerebbe fare. Io invece dico qualcosa che magari nessuno si è impegnato. Potrei essere pure che mi sbaglio, non so, forse farò doppio errore. Io sento da molte persone delle lamentele riguardando al traffico. Non ho mai sentito da qualcuno che si interessa per il traffico. Persone anziane che non riescono ad attraversare una strada perché non c'è una striscia pedonale. Non ci sono i segnali che indicano strisce pedonale. Io mi chiedo se qualcuno si interessa di queste cose, perché alcune persone mi rispondono quando espongo questa domanda: ma scusate, se noi facciamo le strisce pedonali, le macchine si fermano al passaggio? Allora io mi chiedo un'altra domanda, una risposta su questo, perché guarda che negli altri paesi, specialmente in costiera, ogni 10 metri c'è una striscia pedonale. Però vedo che anche gli automobilisti si fermano. Non vedo il perché ad accelerare queste cose. Non bisognerebbe funzionare come funzionano gli altri posti. Poi c'è un'altra lamentela ancora riguardando gli animali, i cavalli, che sulla strada danno difficoltà non solo ai pedoni, ma anche alle macchine, che a volte queste bestie sono in bizzarria. Quindi non è che io vado contro le persone, qualcuno può pensare che io ce l'ho con quelle che vanno a cavallo, invece non è vero, perché per me mi dispiace anche per le bestie, che forse le bestie sono quelle che sono sopra al cavallo, perché dovrebbero andare in montagna, no, nella città. E poi d'estate vedo i stranieri qua a sentire le idee e guardano quelle immondizie al centro della piazza. Io mi sono trovato presente. Secondo me quello non è bello per quelle persone vedere queste cose. Volete far rispondere, se no poi non lasciamo. Comunque ci sarebbe da aggiungere molte altre cose, non voglio prolungare neanche per dare spazio agli altri. Voglio solo una parentesi minima. Però comunque qualcosa va fatto. Grazie. Allora, rispondo a tutti dopo, In effetti il signore ha detto qualcosa che anch'io volevo dire, quindi piena solidarietà al signore. Prima però volevo fare i complimenti al sindaco e all'amministrazione comunale, non per piacergli questo, ma perché veramente merita i complimenti di tutti. Collegandomi proprio a quello che ha detto il Signore, perché era un po' quello che volevo dire anch'io, il traffico è uno spinoso problema, perché noi abbiamo via Principe di Piemonte che è veramente a volte pista della Ferrari, motorini che spennano, macchine che vanno a tutta velocità. Ecco, ci vorrebbe un controllo maggiore, specialmente sui tratti che io capisco che il vigile non si può trovare sempre presente, però a volte i vigili guardano delle cose, non dico che non devono guardare le cose che vanno guardate, però ce ne sono alcune che sono prioritarie secondo me, come diceva bene anche il signore lì. In più, il problema degli animali, che appunto anche ieri via Principe di Piemonte è stato teatro di uno spettacolo, meglio non parlarne, perché poi quello che lasciano gli animali sulla strada, ecco, non viene guardato. E anche questo, voglio dire, è possibile mai che un vigile non si trova mai nel momento in cui accadono queste cose? Questo pure mi sembra strano, perché per una legge delle probabilità pure qualche volta si dovrebbe trovare. Allora invece di guardare magari non so, un qualcosa che può essere in quel momento sopportato, guardare queste cose, perché queste innanzitutto sono un pericolo pubblico, perché un bambino che si trova anche con la mamma, ma può fare un movimento strano che può irritare il cavallo, anche i cani. I cani che vengono portati a spasso per le strade principali, ma ci sono tante strade sterrate, voglio dire, su cui portare a spasso i cani. Bisogna portarli per forza a sporcare i marciapiedi o le strade asfaltate. Allora questo rientra certamente anche in un discorso di
come diceva prima il sindaco, di cultura delle persone e di civiltà, perché un altro elemento è anche quello che si sposano le persone, benissimo, vogliamo fare gli auguri alle persone che si sposano, mettiamo tutte le lenzuola di questo mondo con le scritte, però il giorno dopo bisognerebbe andarle a togliere, perché non è detto che io sporco un suolo pubblico, imbratto un suolo pubblico e poi me ne sto tranquillamente a casa perché tanto gli altri vanno a pulire, gli altri che dovrebbero essere i miei servi, i miei schiavi. Ma questo è un concetto assurdo. Allora, è logico che l'amministrazione non si può far carico della maleducazione dei cittadini, e in questo veramente io dico facciamoci carico tutti di queste maleducazioni, cioè se le vediamo non giriamo la faccia o non diciamo tanto a me che me ne importa, e no, perché siamo tutti cittadini agerolesi, se ci teniamo tutti per Agerola dobbiamo anche in questo richiamare eventualmente qualcuno che fa qualcosa che non va fatto, anche a costo di perderci la faccia, anche a costo di suscitare qualche antipatia, perché è così. Se una cosa non va fatta, non va fatta. Io purtroppo ieri non mi sono ritrovata quando è successo questo episodio, altrimenti mi sarei fatta pure il malanimo. Allora, cerchiamo di essere tutti più consapevoli e da parte dell'amministrazione un po' di cura. Allora, io penso che sono veramente interessanti queste osservazioni, e devo dire che alla faccenda di Cavale, delle matrici pedonali, c'era un signore prima. Mi associo, prego, poi lasciamo rispondere.